Siamo all'ultimo giorno del 2018. Per la Moneta Editore è stato un anno impegnativo, di grande lavoro e di grandi soddisfazioni. Questo grazie ai nostri collaboratori, ma soprattutto grazie a voi autori. E quindi vi auguriamo un felice 2019. Il mio augurio è condiviso dai miei collaboratori, con tutta la casa editrice Moneta Editore. Abbiamo un obiettivo comune, un desiderio, un sogno da realizzare, insieme a voi, insieme ai nostri autori, perché è mio, è nostro desiderio far fiorire tra i nostri autori un'amicizia sana, un'amicizia sincera, un augurio, perché ognuno di voi, nella sua diversità e unicità, esca dalla propria tana, dal proprio isolamento, e crei relazioni che siano fatte di rispetto, di condivisione, perché io sono convinto che lo scrittore è colui che costituisce, insieme agli altri, una strada di fiducia, di speranza. Il mio compito è soprattutto quello di donare un po' di luce ad ogni persona, di far dei loro passi un cammino più sicuro verso un orizzonte di serenità e di pace. Nei suoi diversi aspetti e manifestazioni, l'esperienza dello scrittore offre un grappolo di risposte reali e autentiche, anche se parziali, alla profonda istanza umana. Così il lettore, leggendo i vostri libri, si tuffa in un mare tranquillo di benevolenza e di pace, di serenità, di premura e di delicatezza, offerte ricambiate che destano commozione suscitando gioie, tengono accese le speranze che trascendono la quotidianità e fa entrare in spazi colorati dove persino il buio, al buio più profondo, si riesce a intravedere uno spiraglio di luce che sazia e colma di infinito. Ringrazio i miei scrittori e della fiducia che hanno posto in me e i miei collaboratori. Ringrazio tutti quanti voi, ai miei tanti poeti, alle mie poetesse della Moneta Editore, miei maestri e mie maestre, che hanno fatto della poesia una ragione di vita. Sono convinto che la poesia assomiglia all'aggrapparsi di Teseo al figlio di Arianna, che gli permette di uscire dal labirinto oscuro. L'amore nella poesia, nel fare poetico, risveglia il femminile dentro di noi e ci permette di realizzare, di sconfiggere il male e l'inferno nel senso dantesco del termine. La poesia ci conduce verso il paradiso celeste che si rivela nell'incontro con l'amata. Il femminile e la poesia conducono l'uomo alla salvezza, dolce guida e cara, citava il grande Dante Alighieri. La donna è il suo riflesso più bello, ma se muore la poesia corriamo il rischio di scomparire tutti, di venire distrutti. Dice molto il fatto che Cristo affidò sua madre al mistico e poeta qual era San Giovanni. Solo la parola dei mistici e dei poeti cantano la verità e il bene dell'essere nella sua immagine, qual è la donna. La donna sfiora il principio al quale l'uomo desidera e cerca di ritornare per rinascere e salvarsi. Proprio per questo la parola poetica è sempre parola rilevante.
parola rivelante. Ascoltiamola sempre con attenzione, sempre, e non tradiamola mai. Auguro a tutti voi sogni a non finire, la voglia furiosa di realizzarli tutti. Vi auguro di amare ciò che si deve amare e di dimenticare ciò che deve essere dimenticato. Vi auguro passioni, vi auguro silenzi, vi auguro il canto degli uccelli al risveglio e risate dei bambini. Vi auguro di resistere all'affondamento, all'indifferenza, alla verità, alle cose negative della nostra epoca. Vi auguro soprattutto di essere soltanto voi stessi. Abbiamo realizzato questo video alla fine dell'ultimo giorno del 2018 in un paese che può essere, non vi dico il nome, può essere il paese mio, il paese tuo, il paese loro, può essere il paese di tutti. Questa terra così bella, in questo tramonto così stupendo, è il mio, il tuo, il nostro tramonto, pronto per rinascere e rivivere. Un giorno nuovo, un giorno splendido, un giorno radioso. Noi vi ringraziamo per ciò che ci avete dato e ciò che il nostro piccolo vi ha donato in questo anno. Speriamo in un 2019 che sia un anno di successo per tutti quanti noi, perché tutti quanti noi possiamo realizzare ciò che desideriamo. Buon 2019 da Salvatore Monetti, buon 2019 dalla Monetti Editore, dai miei collaboratori, che ogni giorno cercano di soddisfare e di venire incontro alle esigenze dei nostri autori. Noi lo facciamo con grande umiltà e passione. Aspettiamo un vostro riscontro e vi auguriamo un felice anno nuovo. Buon anno a tutti.